Un operaio di 43 anni di origine albanese è ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un palo di legno in un bosco nella zona di Gromignana, nel comune di Coreglia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, insieme ad altri operai di una ditta appaltatrice dell'Enel, stava eseguendo il taglio di piante e rami lungo una linea elettrica. Improvvisamente, nel corso delle operazioni, è caduto un palo di legno di una linea telefonica in disuso che ha colpito l'operaio, facendolo cadere in un dislivello per alcuni metri. I colleghi hanno subito dato l'allarme. Le operazioni di soccorso non sono state facili, dato il luogo difficilmente accessibile. L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato recuperato grazie ai vigili del fuoco. L'operaio è stato poi stabilizzato ed è stato portato dall'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale di Careggi a Firenze. I primi riscontri parlano di un trauma toracico addominale. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i primi soccorsi è intervenuta la Misericordia di Borgo Ammozzano. Sono arrivati anche i carabinieri e gli operatori ASL della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovranno stabilire esattamente la dinamica di quanto accaduto.